Calcolare l'area di tale superficie S individuata dalle seguenti equazioni parametriche x uguale u seno di v, y uguale u coseno di v e z uguale uv, avente dominio base D, così caratterizzato u compreso fra 1 e 3 e v compreso fra 0 e la radice quadrata di 2. Dunque, come al solito, scriviamo la formula dell'area di S, che vi ricordo nel caso in cui S ci venga fornita in forma di equazioni parametriche, x uguale x di uv, y uguale y di uv e z uguale z di uv, è pari all'integrale doppio esteso a d della radice quadrata di e per g meno f al quadrato du dv. Prima di rappresentare il dominio d nel piano OUV, direi di, come al solito, calcolare il valore di questi tre coefficienti e, f e g, ricordando che e è pari alla derivata parziale della x fatta rispetto a u, che devo elevare al quadrato, più la derivata parziale della y fatta rispetto a u, che devo anch'essa elevare al quadrato, più la derivata parziale della z fatta rispetto a u, anch'essa elevata al quadrato. Quindi abbiamo che la derivata parziale della x fatta rispetto a u è sen v costante, derivata di u, 1, 1 per sen v è sen v, quindi seno di v che eleviamo al quadrato. La derivata parziale rispetto ad u della y è cos v costante, derivata di u, 1, 1 per cos v è cos v, che anch'esso andiamo a elevare al quadrato. Derivata parziale rispetto ad u della z, ovviamente, è v costante, derivata di u, 1, 1 per v che eleviamo al quadrato. Ma sen quadro v più cos quadro v per la prima relazione fondamentale della trigonometria è pari a 1. Quindi abbiamo trovato subito che il primo dei tre coefficienti, ovvero quello indicato con la lettera E maiuscolo, vale v quadro più 1. Calcoliamo adesso g. G, vi ricordo, è la derivata parziale della x fatta rispetto a v, che va elevata al quadrato, la derivata parziale della y fatta rispetto a v, che va anch'essa elevata al quadrato, più la derivata parziale della z fatta rispetto a v, che va anch'essa elevata al quadrato. La derivata parziale della x fatta rispetto a v, questa volta è u costante che sta fuori, derivata di sen v è coseno di v, quindi u coseno di v che eleviamo tutto quanto al quadrato. La derivata parziale della y fatta rispetto a v, u costante, derivata di cos v è meno sen v, quindi abbiamo un meno u sen v che va elevata al quadrato. Ovviamente, se la derivata parziale della z fatta rispetto a u era v, quella fatta rispetto a v sarà u al quadrato, diventa u al quadrato. Quindi abbiamo che g viene u quadro cos quadro v più u quadro sen quadro v più u quadro, raccogliendo a fattore comune u al quadrato, lo scrivo qua, rimane un cos quadro v più sen quadro v più 1, ma cos quadro v più sen quadro v è per sempre per la prima relazione fondamentale della trigonometria, è pari a 1, 1 più 1 2, 2 u al quadrato è il valore della costante indicata con la lettera G maiuscolo, infine f. Calcoliamolo qui. Dunque, f, vi ricordo, è il prodotto fra la derivata parziale della x fatta rispetto a u e la derivata parziale della x fatta rispetto a v, più il prodotto della derivata parziale della y fatta rispetto a u per la derivata parziale della y fatta rispetto a v, più il prodotto della derivata parziale della z fatta rispetto a u per la derivata parziale della z fatta rispetto a v. È più difficile dirlo che farlo. No, questo l'abbiamo già fatti, la x rispetto a u è un sen v che moltiplica un x rispetto a v è invece un u cos v, y rispetto a u per y rispetto a v, entrambe già fatte, è un più cos v per meno u sen v. Ora, la derivata parziale della z fatta rispetto a u era v, quella fatta rispetto a v era u, quindi abbiamo più uv. Ma anche qui questi due se ne vanno perché sono esattamente la stessa cosa. U sen v cos v meno u sen v cos v 0, uv è il valore della costante indicata con la lettera F maiuscolo. Uv. A questo punto andiamo a vedere chi è la radice quadrata di e g meno f quadro. Radice quadrata di EG meno F al quadrato è radice quadrata di. Dunque, E per G vuol dire fare 2U
che moltiplica v quadro più 1, meno f quadro vuol dire fare meno il quadrato di uv, quindi meno u quadro v quadro. Sempre dentro la radice quadrata, se la cogliamo ha fatto al comune un... Dunque abbiamo che intanto moltiplichiamo, ho detto male, 2u v quadro, 2u per 1 è 2u, meno u quadro v quadro. Ho semplicemente sciolto la parentesi e moltiplicato quel 2u rispettivamente per v quadro e per più 1. Ma 2... Ma... dunque qua abbiamo un 2u quadro, copiato male, quindi questo è un 2u quadro v quadro. G è 2u quadro, quindi questo è 2u quadro, non 2u come erroneamente ho scritto. 2u quadro per 1, 2u quadro per v quadro è 2u quadro, 2u quadro per 1 è 2u al quadrato. 2u quadro v quadro meno u quadro v quadro è quindi la radice quadrata di u quadro v quadro più 2u quadro. Raccogliendo a fattore comune un, dentro la radice, un u al quadrato, rimane u al quadrato che moltiplica v al quadrato più 2. Quindi in pratica fare questo integrale doppio, ovviamente disegnando adesso D lo faremo, questo dominio che è un dominio però rettangolare, equivale a fare l'integrale doppio esteso a D, di, dunque questo lo possiamo scrivere a sua volta come radice di u al quadrato che moltiplica la radice di 2 più v al quadrato, ma la radice di u al quadrato è valore assoluto di u per radice quadrata di v al quadrato più 2, du, dv. Ci siamo quindi già preparati il campo per risolvere questa integrale. E allora, andiamo a vedere chi è D. Beh, D è molto semplice, D potremmo anche non disegnarlo, è un rettangolo, quindi è un dominio, ad esempio, possiamo considerare sia normale a U che normale a V, ad esempio normale a U, quindi questo diventa semplicemente già, applicando quello che è scritto, integrale fra 1 e 3 di valore assoluto di U, che però diventa U, perché valore assoluto di U è U se U è positivo, meno U se U è negativo, ma è U perché U è positivo in quella striscia compresa fra 1 e 3. Quindi direttamente conviene metterci U. Integrale fra 0 e la radice quadrata di 2 della radice quadrata di V al quadrato più 2 dv. Dobbiamo a questo punto risolvere questa integrale, che si può risolvere in vari modi. Lo risolvo ad esempio per parti. Allora, lo risolviamo per parti, ricordando che il fattore differenziale è il dv, il fattore finito è la radice quadrata di v quadro più 2. Ovviamente abbiamo che questo diventa, no, da parlo, lo faccio a parte, quindi l'integrale fra 0 e la radice di 2 di radice di v al quadrato più 2 in dv, dove la variabile è ovviamente la variabile v, e l'integrale di dv è quindi v radice di v quadro più 2, che andiamo a comprendere tutto fra 0 e la radice quadrata di 2, meno della regola di integrazione per parti, sempre l'integrale fra 0 e compreso fra 0 e la radice di 2, di v che moltiplica la derivata di radice di v quadro più 2. Vi ricordo che la derivata di radice di f è 1 su 2 radice di f per f primo. Quindi questo diventa un 2v fratto 2 volte radice quadrata di v quadro più 2, perché 1 su 2 radice di f, la derivata di v quadro più 2 è 2v. 2 e 2 se ne vanno, questo ovviamente è in dv. Questo quindi diventa, allora questo possiamo già risolverlo applicando il teorema fondamentale del calcolo integrale. Tenendo presente che la seconda parte è 0, perché 0 per questo viene 0, viene quindi un radice di 2 al quadrato è 2, più 2 è 4, radice di 4 è 2, quindi questo è un 2 radice di 2. Quindi abbiamo che l'integrale fra 0 e la radice di 2 di radice quadrata di v quadro più 2 in dv è 2 radice di 2 meno, apriamo una parentesi graffa e andiamo a scrivere questo come 2 e 2 se ne sono andati, v per v è un v quadro, quindi sopra il numeratore abbiamo un v quadro fratto la radice quadrata di v quadro più 2. Se vi ricordate, abbiamo già visto altre volte, possiamo aggiungere e togliere la costante 2 al numeratore e scrivere quindi integrale fra 0 radice di 2 di v al quadrato più 2 meno 2 fratto la radice quadrata di v al quadrato più 2, tutto in dv, chiusa la graffa. Ma applicando a questo punto la proprietà distributiva della divisione, quindi spezzando in 2 la frazione, questo diventa 2 radice di 2, che ovviamente ormai lasciamo lì, meno, aperta graffa, dunque v quadro più 2 diventa integrale fra 0 e radice di 2 di v al quadrato più 2 fratto la radice quadrata di v al quadrato più 2 in dv, meno 2, che porto fuori la segno integrale, integrale fra 0 e radice di 2 di dv fratto la radice quadrata di v al quadrato
più 2, chiusa la parentesi grafa. Allora, questo si può scrivere come? Vi ricordo che v quadro più 2 fratto la radice di v quadro più 2 si può scrivere come radice di v quadro più 2. Quindi questo lo posso scrivere come? Col meno davanti, integrale fra 0 e radice di 2 di radice di v quadro più 2 in dv, che è uguale al testo. Questo è l'integrale immediato. Vi ricordo che vale l'integrale di dv fratto radice quadrata di v quadro più o meno a quadro, dove a quadro in questo caso è ovviamente 2, vale il logaritmo naturale, quindi meno 2, logaritmo naturale del valore assoluto di v quadro più radice quadrata di v quadro più o meno quadro, quindi di v quadro più 2. Tutto questo andiamo a comprendere fra 0 e la radice di 2. Chiusa la parentesi grafa. Conviene a questo punto sciogliere questa parentesi grafa. Questo, ripeto, è un integrale immediato che trovate nelle formule riguardanti l'integrale immediato. Allora, a questo punto cosa faccio? Allora, se sciolgo la parentesi, questo diventa un meno integrale fra 0 e radice di 2 di radice di v quadro più 2 di v che porto a sinistra. Quindi questo diventa due volte integrale fra 0 e radice di 2 di radice quadrata di v quadro più 2 di v uguale a 2 radice di 2 meno, per meno più 2. Allora, vediamo che cosa. Allora, notiamo subito che applichiamo il teorema fondamentale del calcolo e viene un più 2 ln di, allora più 2 aperta quadra, sostituendo al posto di v la costante di su, viene un radice di 2 al quadrato che è 2, più 2 è 4, radice di 4 è 2, abbiamo un, dunque questo è un errore che ho scritto, perché non è v quadro ma è v. Vi ricordo che, ho scritto male la primitiva, vi ricordo che l'integrale di dx fratto, così ve lo scrivo, radice quadrata di a quadro, scriviamolo meglio, di x quadro più o meno a al quadrato è uguale a il logaritmo naturale del modulo di x e non x quadro come erroneamente ho scritto, più la radice quadrata di x quadro più o meno a al quadrato. Questa è la formula che volevo usare. Quindi qui non è v quadro ma è v. Quindi abbiamo un, sostituendo la radice di 2 al posto della v, quindi la costante più in alto, abbiamo un radice di 2 al quadrato che è 2, più 2 è 4, abbiamo che radice di 4 è 2, abbiamo quindi un logaritmo di, senza modulo, 2 più radice di 2, perché è una somma sicuramente di numeri positivi, meno il logaritmo di che cosa? Mettendo 0 viene il logaritmo di radice di 2, perché 0 al quadrato è 0, più 2 è 2, radice di 2 è 2, 0 più radice di 2 è radice di 2. Il logaritmo del modulo di radice di 2 è logaritmo di radice di 2, che è sicuramente una probabilità positiva. Dividiamo tutto quanto per 2. Abbiamo trovato pertanto che l'integrale fra 0 e la radice quadrata di 2 di v quadro più 2 sotto radice quadrata in dv vale quindi, nonostante qualche mio piccolo errore, me lo perdonerete ogni tanto, 2 radice di 2 su 2 è radice di 2, 2 mezzi è 1. Qua possiamo applicare una proprietà del logaritmo e scrivere logaritmo di a su b, quindi 2 più radice di 2 fratto radice di 2. Spezzando in 2 questa frazione, otteniamo ancora che quindi al posto di l'integrale fra 0 e radice di 2 di radice di v quadro più 2 in dv, ci vado a mettere la radice di 2 più, se spezzo in 2 ho radice di 2 più radice di 2 è 1, 1 più, ma 2 su radice di 2 razionalizzato è proprio radice di 2, quindi logaritmo di 1 più radice di 2. Attenzione, in du, questa è una costante, va fuori dal segno integrale, quindi avrò che questo è uguale a radice di 2 più il logaritmo di 1 più radice di 2, che moltiplica l'integrale di u, che ha come primitiva u quadro mezzi, che vado a comprendere fra 1 e 3. Avete visto quanto è facile, quanto è stato facile? Cioè, l'integrale non è così facile, dopo diventa facile. Ovviamente è facile se uno lo sa risolvere, chiaramente, no? Mettiamo, applichiamo ancora una volta il teorema fondamentale del calcolo integrale, sostituendo prima la costante 3 al posto di u e poi la costante 1. Abbiamo che 3 al quadrato è 9, 9 mezzi meno 1 al quadrato fratto 2 è 9 mezzi meno 1 mezzo, 9 mezzi meno 1 mezzo è 8 mezzi, ovvero un 4. Quindi, in definitiva, l'area vale 4, che moltiplica questa costante qui, quindi la radice quadrata di 2 più il logaritmo naturale di 1 più la radice
quadrata di 2, chiusa tonda, chiusa quadra. Nonostante qualche mio piccolo errore, alla fine ce l'abbiamo fatta. Questa è pertanto l'area della superficie che ci è stata richiesta.